Adesso si cerca di capire se quello di Carlo Lissi sia stato un raptus oppure ci sia stata premeditazione. Sì, perché ci sono una serie di fattori che porterebbero a pensare che Lissi abbia aspettato il giorno della partita avendo già in mente un piano per tentare di farla franca, visto che con la scusa della partita lui poteva tornare a notte fonda fingendo di scoprire un furto finito male. Poi c'è la relazione con un'altra donna. Lissi era innamorato di una collega che però a quanto pare non corrispondeva al suo amore e forse lui ha pensato che, liberandosi della famiglia, avrebbe avuto più possibilità. Infine, la dinamica della strage. Una serata anormale, la cena, la televisione. Giulia di 5 anni e Gabriele di 20 mesi vanno a letto, mentre Lissi e la moglie, Cristina Omes, restano davanti alla TV. Fanno l'amore, poi con una scusa lui va in cucina, torna con un coltello e la colpisce alle spalle. Cristina cerca di reagire, grida «Carlo, perché mi fai questo?», ma lui continua. La colpisce alla gola e all'addome e quando tutto è finito i bambini stanno ancora dormendo. Allora Lissi entra nella stanza di Giulia e la uccide nel sonno. Fa lo stesso con Gabriele. Poi rovescia cose e svuota mobili per simulare un furto. Si fa una doccia ed esce con un amico per vedere la partita in un bar. Lungo il tragitto si libera del coltello gettandolo in un tombino. Forse si è reso conto davvero di quello che ha fatto soltanto quando ha finito la sua confessione davanti ai carabinieri. È crollato e il momento del crollo, dopo essersi messo in assortimento a riflettere con la testa tra le mani, ha detto: voglio il massimo della pena. Resta il fatto che Lissi ha mantenuto una freddissima lucidità con i carabinieri, almeno fino alla confessione. Addirittura durante la partita aveva avuto un comportamento normale, anche allegro, anzi si sarebbe pure emozionato ai gol di Marchisio e Balotelli. Adesso Carlo Lissi è rinchiuso nel carcere di Pavia.